Bato, stamattina incontro con il sindaco, ci si muove per definire la vostra situazione dopo quello che è arrivato finalmente dalla regione siciliana, no? Quali saranno i passi? Cosa vi siete detti con il primo cittadino? Niente, come eravamo già d'accordo da venerdì sera quando era passato questo emendamento alla finanziaria, praticamente ci siamo visti stamattina per fare adesso il, tra virgolette, piano di battaglia, perché ricordiamoci, ricordiamo che è stato fatto solamente il primo passo per questa definitiva stabilizzazione degli ex operai della Pomice. Pertanto già mercoledì abbiamo un incontro a Palermo con l'assessore Leanza, per cui già stamattina noi ci stiamo riunendo per fare anche noi un gruppo di lavoro che parteciperà passo passo alla stesura di questi progetti obiettivi e alla continuazione di quello che è questa delibera e di questo emendamento con questo finanziamento che dovrebbe avvenire, anzi avverrà sicuramente di anno in anno. Comunque vorrei fare dei piccoli ringraziamenti a tutti i deputati regionali che hanno partecipato alla stesura di questo benedetto emendamento che veramente ci ha ridato una parte di quello che avevamo, parte del mal tolto, come ho detto io qualche giorno fa. Un ringraziamento particolare al Vescovo che ha dato l'input per la definitiva scossa alla situazione, per la definitiva risoluzione della problematica, al Sindaco che aveva individuato sin da subito questo escamotage che già esisteva nel comune di Palermo, per cui era logico che se esisteva per Palermo con dei soldi che venivano sottratti alle isole minori, era anche giusto che avvenisse per il comune di Lipari. E soprattutto un grosso, grosso ringraziamento a una persona che ci è stato vicino, ma ci è stato vicino non solo come parte politica, ma proprio come parte umana, cioè è diventato uno di noi ed è Giacomo Biviano. Un grosso, grosso ringraziamento a un ragazzo che veramente si è calato nella nostra parte in una maniera veramente, oserei dire, indescrivibile. Infatti fino all'ultima sera era agitato, era preoccupato come a noi ed ecco per questo che io non lo chiamo consigliere comunale, ma io un ringraziamento a tutti noi lo facciamo all'amico Giacomo Biviano, che veramente si è prestato in una maniera indescrivibile. Dopo Giacomo Biviano devo fare un ringraziamento a tutte le testate giornalistiche, a tutti i giornalisti. È un ringraziamento particolare, lo dobbiamo fare, ci sentiamo di farlo noi, tutti ex lavoratori della Pomice, al direttore di All News. L'unico che, oltre a dare delle notizie, ha sempre puntualizzato determinate cose. Per noi è stato importante, come dire, una forza in più che avevamo per affrontare i problemi che abbiamo avuto in questi 3 anni. Credetemi, i problemi sono stati tanti, però un grazie a Salvatore Sarpi che veramente a volte ci ha dato quel qualcosa in più per andare avanti, perché tra le varie problematiche, tra le varie difficoltà familiari, tra le varie difficoltà economiche, accendevamo internet, ci collegavamo su All News e avevamo sempre una parola di conforto, per cui grazie Salvatore, grazie anche a te.